Ciao, sono Pietro, vengo da Siena, ho 21 anni. Gioco a calcio e la mattina lavoro part-time in una ditta, poi lunedì e giovedì alleno dei bambini un'ora, ma più che allenarli insegno a stare in gruppo e cioè a crescere, a convivere tra di loro, insegnandogli un po' di educazione, che non è facile. Io i primi calci ho iniziato a tirarli a 8 anni. E questa passione è cresciuta sempre anno dopo anno. Io ho 21 anni, quindi se fai il conto, 13 anni gioco a calcio e sono arrivato a fare una scelta, no? Perché c'è gente, no, che gioca da giovane e arriva a un certo punto e fa delle riflessioni, arriva a 18 anni e dice studio, provo a fare un lavoro migliore e abbandona anche gente brava che già va con me. Invece io ho continuato e ho preferito giocare al pallone, magari tra 10 anni non so quello che potrò fare, quello che potrà succedere, però è una cosa talmente forte non riesco a farne a meno. La vita dello spogliatoio è bellissima perché ti insegna tante cose, no? Ti insegna intanto, cioè, è un'altra famiglia, perché come tutti gli anni parti in ritiro, stai un mese in ritiro la maggior parte delle volte la squadra viene rifatta nuova, arriva gente nuova, è un'altra famiglia, perché io dal martedì alla domenica sono sempre al campo, sto più con loro che con i miei genitori alla fine. Non c'è un trucco, cioè ce lo devi avere, devi essere forti. Sicuramente puoi fare, cioè è fortuna secondo me, perché cioè non è che uno dice domani ce la voglio giocare in Serie A, ci gioco. Calcio ce lo devi avere, cioè non è che uno va a giocare e diventa, cioè lo devi avere dentro e per diventare forti non c'è niente, cioè, ce l'hai o non ce l'hai, però può fare qualcosa, magari c'è un periodo della vita dove uno può fare un salto e deve rinunciare a tante cose. Quando io ho un fratello che gioca in Serie B e lui ha fatto dei sacrifici, appunto a 16 anni i suoi amici andavano a ballare, invece lui andava a letto all'11 sabato sera, invece io ho fatto l'opposto, sabato uscivo, andavo a far casino, infatti si vede la differenza, io sono eccellenza in Serie B. Pensare un po' il testo di volere, ma io quando lo tiro da una parte, non guardo perché se no sbaglio sicuramente, anche perché non è il mio compito fare gol perché non difesa. Sempre quando gioco.